3 consigli flash per affrontare questo periodo senza palestra. Dato che me lo state chiedendo, vi voglio dare qualche consiglio appunto per potervi allenare a casa con quello che avete, o comunque per cercare di non perdere troppo i progressi che avete ottenuto fino ad oggi allenandovi. Consiglio numero 1. Semplicemente allenati. Il fatto che non abbiamo dei pesi a disposizione non significa che dobbiamo smettere di allenarci. Impariamo a fare schemi motori nuovi o esercizi diversi. Semplicemente usciamo dalla nostra comfort zone e cerchiamo di mantenere il nostro livello di fitness sempre alto, magari provando anche allenamenti diversi. Un buon modo per rendere comunque gli allenamenti interessanti potrebbe essere scegliere schemi motori complessi, esercizi difficili, così sia a livello intramuscolare che anche nervoso, imparando uno schema motorio nuovo, anche lo stimolo che arriverà ai nostri muscoli sarà sicuramente diverso. Consiglio numero 2. Abbiamo visto che esistono 4 variabili per l'allenamento. In questo caso, dato che non possiamo contare su dei carichi alti, quindi l'intensità si abbasserà di conseguenza, possiamo puntare tantissimo sul volume. Quindi perché no, se prima ti allenavi 3 volte a settimana, adesso, dato che abbiamo tantissimo tempo a disposizione, potresti anche allenarti 4, 5, 6, anche tutti i giorni. Ovviamente non strafare, però l'allenamento a corpo libero ti permette di avere dei recuperi diversi, dato che l'intensità a livello neurale sarà molto più bassa per via della mancanza di carichi, di pesi esterni. Quindi in questo periodo puoi puntare su alto volume, alta frequenza, quindi fare tante ripetizioni, tante serie, ovviamente contestualizzando sempre e calcolando sempre che ci sono delle interferenze fra gli esercizi. Ad esempio, se faccio dei piegamenti in verticale per allenare le spalle e poi vado a terra e faccio i piegamenti, comunque sia il pettorale e le spalle sono già affaticate, quindi non mi posso aspettare la stessa prestazione. Però sicuramente il volume è il parametro su cui in questo periodo dobbiamo concentrarci. Consiglio numero 3. Arriva vicino al cedimento. Che significa? Se quando utilizziamo i pesi cerchiamo sempre di sfinire il muscolo, non capisco perché a corpo libero dovrebbe essere diverso. La differenza qual è? È che mentre con i pesi possiamo rimanere sempre intorno alle 6-12 ripetizioni classiche, a corpo libero la storia cambia, proprio perché non abbiamo carico, il nostro punto di cedimento sicuramente sarà più in alto, quindi facciamo in modo, se non vogliamo fare tutte queste ripetizioni, rendere più difficile quelle che facciamo. Possiamo sovraccaricarle utilizzando delle zavorre, utilizzando gli elastici, possiamo lavorare su il TUT, il time under tension, quindi rendere le nostre esecuzioni sempre più lente, inserendoci dei punti fermi, ad esempio il piegamento, faccio 3 secondi in discesa, rimango 3 secondi fermo e salgo in 3 secondi, potrebbe essere un'idea. Questo aumenterà appunto il tempo di lavoro, aumenterà anche la fatica percepita e perché no, ci darà uno stimolo ipertrofico diverso. In più, lavorando con tempi lunghi, sicuramente i nostri schemi motori miglioreranno, perché impareremo ad avere molto più controllo. Ok, questi erano 3 consigli per affrontare questo periodo. Lasciatemi un commento qui sotto per sapere cosa vorreste vedere tra gli argomenti dei prossimi video. Detto questo, ci vediamo.